Bentornati ragazzi a un nuovo video. In questo video mostreremo con un budget di 0.2 Ethereum che squadra comprare per un inizio, diciamo, di carriera, un entry level team. Vedremo diverse opzioni, le più classiche, partiremo dalle più classiche e le più economiche, basandoci su questa formazione standard, ok? Avremo sempre questa formazione standard in queste build, con la pianta sempre schierata davanti, un midliner e un backliner nella posizione alta della formazione. 0.2 Ethereum equivalgono al momento attuale a circa 680 euro. E con questo budget tutte le squadre che vedete in questo video saranno acquistabili. È ovvio che il video registrato oggi, che siamo a fine ottobre, in base a come va il mercato, tutto potrebbe cambiare. Comunque, partendo dalla prima squadra, sarà proprio una pianta a Reptile e Beast, piuttosto comune, con una pianta che ho già settato i parametri e tutto, quindi voi basta che li andrete a copiare, ve li apro un attimo, se avete bisogno mettete in pausa. Prendiamo la più economica. Questa pianta qui ha lo shiitake mushroom per recuperare energia, anche l'healing aroma, rosebud per recuperare energia, una carta che può rubare energia all'avversario e l'hotbud che è una carta che dà danno ma è più utilizzata per l'effetto che disabilita la bocca del vostro avversario. Per quanto riguarda il midliner, che è questo rettile, ok, prendiamolo nero che è più carino. In questo rettile abbiamo uno Spike Throw, che è un'ottima carta per targettare nemici che non siano i frontliner, in base a come viene giocata, insomma. Comunque, quando è combinata con altre due carte, voi attaccherete il nemico con lo scudo più basso, quindi se pianificate bene un attacco, riuscirete ad evitare la pianta del vostro avversario andare ad attaccare il midliner o il backliner. Ovviamente combinata, questa va messa prima per effettuare quel tipo di attacco, e combinata con le dovute carte riuscirete a fare non solo molti danni ma anche a stannare il vostro nemico. In più ha una carta che, nonostante la sua difesa sembri molto bassa, praticamente se lo scudo si rompe, il resto dell'attacco, quindi se voi subite un attacco da 100, ad esempio, avete solo questa carta, non subirete alcun danno, perché una volta rotto lo scudo non può essere aggiunto danno addizionale, diciamo, in quell'attacco lì. E per finire abbiamo una bestia nelle retrovie che va protetta dal rettile, ovviamente, che può sferrare attacchi molto pesanti grazie alla carta Ronin, che va combinata con altre due carte, però una carta lì a costo 0 ci permette di utilizzare questo attacco potente in combinazione con questo, perché questo vi fa guadagnare l'Ivory Stab una energia ogni colpo critico. Quindi se voi fate una combo di questo tipo, Ronin, Imp e Cotton Hail, avrete le tre carte per attivare il colpo critico. Guadagnerete un'energia perché ovviamente farete un colpo critico e guadagnerete un'energia grazie alla Cotton Ale, costo 0. Quindi questo attacco, praticamente, che vi costa 2 energie e ve ne fa guadagnare 2, è un attacco critico gratuito. In più avete la variante di poter distruggere energia al vostro nemico, che soprattutto in mid game è fondamentale. Quindi per questa prima squadra il budget che avevo calcolato era di 0.16. Scusate, 0.16.5, quindi siamo sui 560 euro. Passando alla seconda squadra, abbiamo una pianta acqua-acqua, un altro classico, un'altra classica formazione, la pianta davanti sempre. In questo caso abbiamo optato per una pianta che guadagna energia se attaccata da una carta acquatica. Ha un po' di scudo, che non fa mai male, e anche un minimo d'attacco, ma normalmente viene utilizzata per le proprietà difensive e il fatto che recuperi energia.
Abbiamo queste due carte come carte d'attacco, che sono molto più interessanti, e non abbiamo la carta che ruba energia, perché abbiamo questa che ce la fa guadagnare, in più vedrete anche il perché dopo. Questa qui invece ci fa guadagnare salute, quindi ci proteggerà un po' di più e ci farà durare di più la pianta. Nella midliner avremo un acqua Nimo. Quando si fa una squadra con due acqua, è consigliabile, anzi è obbligatorio, avere sempre in mezzo uno con la Tail Slap, una carta costo zero che vi fa guadagnare un'energia quando combinata con altre carte. A volte vi può capitare di usare tutte e due le carte Tail Slap, guadagnerete due energie consumandone zero. Questa è una buona carta nel mezzo perché vi permette di distruggere le bestie che non rimarranno in last stand grazie a questa carta qui. È comunque importante contro le piante in quanto c'ha Risky Fish che vi aumenta l'attacco. E sono tutte carte pure, cioè sono tutti Axis puri quelli che vi sto facendo vedere, quindi questo alla velocità massima. Nella backliner avremo un acqua che è un po' più aggressivo. Ci sono alcune formazioni che usano un doppio Nimo, ma non nel nostro caso. Questa è un'acqua molto aggressiva con tutte carte d'attacco molto potenti, è molto veloce e guadagna velocità se attaccato e anche attaccando. Quindi con questo nelle retrovie diciamo che avrete degli uno contro uno abbastanza favorevoli in molte situazioni, soprattutto contro bestie e bird. Questa squadra nel complesso ci costa 0,19 e 5. Quindi siamo ancora dentro il nostro budget. 660 euro circa. Per la terza squadra abbiamo una pianta bestia, qui c'è una variante della bestia, e un bird, con due bird diversi. La pianta, anche qui siamo su un super classicone, una carta che ha, una pianta che ha l'abilità di rubare energia, una buona difesa e due attacchi discreti. Non ha carte a costo zero, ma in questo caso ci interessa più che altro proteggere la nostra bestia, che nel mezzo avrà lo stesso tipo di combo che abbiamo visto precedentemente, ma in più con l'abilità anch'essa di rubare energia. Quindi questa bestia combinata all'altra pianta, quando il vostro avversario vede che avete due Axis che possono rubare energia, sarà sotto stress e cercherà di usare sempre le sue energie, evitando così che voi le rubiate. Questo è molto più potente come attacco della bestia precedente e viene completato. Dopo guardiamo, anzi, guardiamo subito la variante. La variante è semplicemente, invece che rubare energia, avete un'altra Nutcracker Carve, perché queste carte qui, le Nutcracker, se combinate tra di loro, danno un danno maggiore. In questa situazione potete solo combinarla con un'altra Nutcrack. In questa situazione potete fare una combo invece tra Nutcrack e Nutthrow perché avrete entrambe le carte, quindi avrete più opzioni di questo tipo, non potete rubare energie, ma avrete dei danni sicuramente elevatissimi. Per quanto riguarda il Bird, abbiamo anche qui due opzioni. Un bird molto classico con il Dark Swoop è una carta a costo 0, che in questo tipo di build è fondamentale. Questa carta a costo 0 fa molto danno, ma vi toglie il 30% dell'attacco anche a voi, quindi sappiate che usando questa carta perderete un po' di energia. Però con il Dark Swoop e la giusta combinazione, il Dark Swoop vi permette di attaccare il nemico più veloce, quindi solitamente quelli che sono nell'ultima fila, diciamo, il backliner. Voi potrete targettare lui e ucciderlo in una sola combo, anche avendo magari solo tre energie, perché potete utilizzare carta a costo zero. Lo stesso tipo di build simile, più economico, che ho trovato è questo, col fatto che invece che avere il Dark Swoop che attacca il nemico più veloce, avrete questo Double Talk, che vi permette di penetrare lo scudo. Questa è una combo fatale quasi contro tutti, perché se voi fate una combo con questa carta, poi questa, poi di nuovo questa e poi questa,
Utilizzando solo due energie, essendo che spesso voi sarete più veloci dell'avversario, potete fare fuori quasi tutti i nemici perché qualsiasi scudo loro mettono, voi lo riuscite a penetrare. In alternativa, se volete ancora più danno e avete 4 energie, potete combinare questa con questa, che tra l'altro disabilita anche il corno dell'avversario. Quindi avete una bella assortita di attacchi con questo tipo di bird. E questo tipo di squadra, quindi scegliendovi questa pianta e poi una delle due bestie e uno dei due bird, si arriva a 0,18, quindi siamo ancora dentro il nostro budget, qui 611 euro. In alternativa, queste sono quindi le tre principali, tre o quattro principali squadre che vi suggerisco. In alternativa, se voi andate nel marketplace, questa è un'altra pianta che può sostituire qualsiasi delle piante che abbiamo visto. È un po' più complicata da usare perché ha il gas Unleash, la Yank, che effettua poison, ma come vedete ha poca difesa e poco attacco, quindi qui dovreste essere bravi voi a capire quando è il momento di usarla, perché avvelenare un nemico è veramente utile. Ma bisogna essere bravi a usarla. Spesso si deve cercare di avvelenare il backliner, quindi dovete capire quando e se il vostro nemico vi attaccherà mai con il backliner. Comunque una pianta di tutto rispetto con un costo relativamente basso, quindi l'ho messa. L'altra idea che avevo era semplicemente andare nel marketplace, cliccare su piante, mettere la purezza massima e vedere cosa offre il floor. Il floor è quando proprio si dice il prezzo minimo di mercato attuale. In questo esempio vedete alcune piante veramente inutili, cioè questa qui può solo recuperare energia, cioè salute, non ha attacco praticamente, quindi potrebbe essere utile usarla come backliner, ma non sono neanche tanto sicuro, visto che non fate danno, l'unico è portare il vostro avversario a morire nel Blood Moon. Però è complicata da usare, quindi la lasciamo per il momento perdere. Quella che noto qui tra i flore è questa qui, abbastanza bilanciata, ha un attacco, recupera salute ed energia. Voi esplorate un po' il floor e volendo potrete trovare squadre ancora più economiche. Per quanto riguarda gli acqua, il floor è abbastanza più diciamo utile, perché qualsiasi cosa pescate dal mazzo, e mettendo sempre che sia pura, quindi con la velocità massima, è comunque una build di tutto rispetto. Non abbiamo bisogno di chissà che, quindi per quanto riguarda gli acqua, il floor è più vantaggioso che per le piante. Invece nelle piante io non prenderei mai una pianta del genere, per dire, a meno che proprio non ho voglia di collezionarle. Per quanto riguarda i bird, vale lo stesso concetto dell'acqua. Andando a prendere dal floor si può prendere qualcosa di interessante, perché comunque avrete sempre più o meno delle buone carte, ovviamente sempre che siate puri. In questo caso abbiamo il Dark Swoop combinato con un Egg Bomb. Bisogna essere bravi a saperlo usare, perché l'Egg Bomb praticamente vi applica aroma, e quando voi avete l'aroma, chiunque attacchi colpirà chi ha l'aroma, quindi attirate l'attenzione su di voi. Se non sapete bene come pianificarlo, potreste sacrificare il vostro Bird proprio all'inizio. Però quasi tutti i floor bird sono abbastanza interessanti, hanno delle buone carte. Ovviamente non vi potete aspettare il top del top, ma andando a pescare dal bird c'era uscito qualcosa di decente con un 0,11. Quindi se proprio siete in budget limitato, con 380 euro circa vi potete acquistare una squadra decente, che vi permette comunque di fare qualche soldo, e poi magari reinvestire quello che guadagnate in una squadra migliore. Direi che con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima, dove affronteremo magari lo stesso argomento, però con un budget intermedio. Ciao ragazzi.